La Canottieri Napoli, squadra di pallanuoto che milita nel campionato nazionale di Serie A1, che prenderà il via sabato prossimo 13 ottobre, è stata presentata in conferenza stampa nella sede sociale. La squadra giallorossa, dopo essersi qualificata per il quarto anno consecutivo per le finali di Coppa Italia che si terranno a marzo, si presenta notevolmente rinnovata, dando spazio a tanti giovani provenienti dal vivaio, ma anche con l'inserimento di 3 nuovi stranieri, 2 serbi e 1 slovacco. Oggi presentiamo alla stampa la nostra squadra che affronterà il campionato di E1 di pallanuoto. È una squadra in parte rinnovata. Voglio sottolineare che la Canottieri, nonostante il periodo di grande crisi che stanno attraversando tutti i circoli cittadini, con grossi problemi che è inutile rimarcare perché sono abbastanza noti, comunque ha preparato una squadra competitiva. Abbiamo dovuto rinunciare a qualche campione, li abbiamo sostituiti con dei ragazzi validi e anche con degli stranieri. Quest'anno erano più di 2 anni che non avevamo stranieri all'interno della squadra. Li abbiamo già testati in Coppa Italia, si stanno allenando. Mi sembra un'ottima squadra, promettente. Speriamo di fare il nostro buon campionato e ci tengo a sottolineare che ovviamente non perdiamo di vista le nostre squadre giovanili, dove, come ben sapete, siamo tra i più forti in Italia. Il campionato quest'anno sicuramente sarà molto difficile, in quanto credo che dalla quinta posizione in poi c'è un equilibrio totale, per cui ogni partita veramente sarà sul filo della sirena, chiaramente riuscire a portare a casa un risultato, per cui dobbiamo farci trovare pronti e giocare partita dopo partita e vedere poi chiaramente in che condizioni saremo alla fine campionato.